come ultima tappa del viaggio mi sono concesso il cammino alla Ciudad Perdida, un trekking di 4 giorni per visitare questa antica città che risale all'incirca al 900 d.C. Era abitata dal popolo Tairona e vivevano all'incirca 8.000 abitanti. La città poi è stata abbandonata con l'arrivo dei conquistatori spagnoli. Scusate, ma si inizia già a salire. Il primo giorno, secondo me, è il più impegnativo. Infatti, per portarsi in quota, bisogna salire lungo una ripidissima mulattiera. E purtroppo, a causa del disboscamento fatto negli anni passati per coltivare la marijuana e la cocaina, si cammina sotto un terribile sole cocente e con pochissime possibilità di ripararsi all'ombra. C'è veramente da morire. In cima al primo passo. Oggi abbiamo lasciato la carrozzabile e inizia il sentiero vero e proprio verso la Ciudad Perdida. Saranno 19 km di cammino nella foresta e con anche una bella salita all'inizio pomeriggio. Insomma, mi lamentavo della bicicletta, ma anche questo non è male. Però non è male anche come posto. Guardate bene questo fiume, perché domani sarà parecchio differente. Insomma, prossimo anno mi faccio le vacanze in bicicletta, così mi riposo. E anche il secondo giorno è andato.
Ok, dopo 2 giorni e 1 ora di cammino sono finalmente arrivato alla base della città sperduta. Mi mancano ancora però 1200 scalini per arrivare in cima. Premetto che non è spettacolare come il Machu Picchu o altre città del Messico o del Guatemala, comunque rimane un esempio di civilizzazione prima che arrivassero i coloni spagnoli. Ed è stata scoperta solamente nel 1976. Andiamo a vederla, anche se sarà lunga. Signore e signori, la Ciudad Perdida. La Ciudad Perdida, sono riuscito a vederla. Direi abbastanza in tempo prima che arrivasse il classico temporale della zona. Bene, direi che la gita è andata bene, manca ancora un giorno e mezzo per ritornare alla base di cammino, sperando che il tempo non sia sempre così. Allora, dopo 3 giorni di trekking e un pomeriggio passato sotto un acquazzone terribile a camminare, ho proprio bisogno di recuperare le forze. Per fortuna che sono in Colombia, quindi di materiale ce n'è per darti un po' una carica. Cosa pensate? Io sto parlando delle formiche culone. Eccole qua. Sono infatti belle cicciottelle e adesso si vede così e così e adesso me le mangio, almeno provo. Croccantine e un po' dolciastre, non sono neanche male. Ottimo, posso quindi continuare la mia camminata. Mamma mia, formiche culone. Quarto giorno di cammino, quindi l'ultimo. Infatti sto tornando al campo base, da dove sono partito per questa magnifica escursione.
Che dire, il trekking è stato impegnativo come pensavo, ma la Ciudad Perdida è stata più bella di quello che immaginassi. Quindi anche questo è andata bene, anche questo giro è andato molto ma molto bene. Anche se continuano le salite, dovrei scendere, ma a quanto pare continuano. Arrivato? Sì, arrivati! Ok! Un, dos, tres! Ciao, ciao Colombia! Fine!